Leonardo Mazzocchi, sono un operatore olistico professionista ai sensi della legge 4 del 2013. In collaborazione con Libriera Alchimista abbiamo deciso di creare questi piccoli incontri, piccoli video, che vi faranno fare un piccolo viaggio all'interno del mondo dei cristalli. Assieme a me vedrete poi anche altri tipi di mondi, ma iniziamo oggi proprio con il mondo dei cristalli. E iniziando proprio dal quarzo ialino, che è qua sul tavolo, volevo parlarvi un po' di quello che è l'inizio del lavoro energetico con i cristalli, perché oggi lo chiamiamo così, ma una volta invece era semplicemente un utilizzare i cristalli per l'autoguarigione, per anche il superare certe difficoltà. E nella storia dell'umanità da sempre l'uomo ha utilizzato i minerali, quindi il mondo dei cristalli, dei minerali, delle rocce, di tutto quello che era proprio parte di questa disciplina per la protezione energetica, per la guarigione, ma ricordiamoci, oggi non si parla più di guarigione ma di autoguarigione. E ne abbiamo anche delle tracce storiche, come ad esempio Plinio il Vecchio nella sua Historia Naturalis. Parlava dell'ambra, come anche di tutti gli altri minerali, ma in particolar modo dell'ambra lui, e del quarzo invece citava la nascita, che poi riprenderà successivamente un'altra figura che vedremo poi con calma. E parlava della nascita del quarzo come un'acqua che in tempi remoti era stata congelata sulla cima delle montagne. E nemmeno la luce del sole poteva sciogliere adesso. È per quello che il quarzo ialino trasparente ha anche la dicitura di cristallo di rocca. Però ricordiamoci, è sempre quarzo ialino, stessa famiglia. In pratica, successivamente citerà questa formazione del quarzo anche Sant'Eldegarda, che è famosissima per l'utilizzo delle erbe, ma ha scritto un libro proprio su come utilizzare i cristalli e ne parlava per quello che a noi oggi sembrerebbe anche qualcosa di buffo e di simpatico, come invece che usare l'acqua per informatizzare, usava anche il vino e quindi faceva il vino caricato con lo smeraldo, ad esempio, piuttosto che con altri minerali. E a noi oggi pensare di usare il vino potrebbe essere qualcosa di strano, però all'epoca invece si faceva così. Ad esempio, lei consigliava, proprio come si fa in, diciamo, parallelismo nella Ayurveda, le perle per quando si ha la febbre. E questa è stata una cosa interessante da vedere, come dall'altra parte del mondo, in India, si parlava proprio della stessa cosa, cioè le perle con questa qualità di aiutare a migliorare la propria situazione durante la febbre. E da noi in Occidente, Sant'Eldegarda da Bingen, quindi in Germania, diceva la stessa identica cosa, magari senza aver avuto contatti con la cultura Ayurveda. Sempre in quel periodo lì di Sant'Eldegarda nacquero i lapidari, che sono proprio delle raccolte di testi scritti riguardanti l'uso dei cristalli o dei minerali per questo lavoro che oggi chiameremmo energetico. E c'è anche il lapidario di Marbodo di Rennes, vescovo di Rennes, quindi un'altra figura legata comunque all'ambito religioso, che parla di come utilizzare i cristalli per questi scopi. Quindi la Chiesa non è che ha avuto per niente a che fare con questi lavori energetici, proprio delle personaggi di spicco ne hanno parlato in passato. Anche questa è una cosa interessante da notare. Mentre per quello che a molti piace, che è il parallelismo tra l'astrologia e il lavoro con i cristalli, ne aveva parlato Alfonso X, re di Castiglia, che ha fatto tradurre un lapidario che gli era giunto dalle zone appunto Arabia, di quelle parti lì, e l'aveva fatto tradurre da uno dei suoi sudditi per portare questo lavoro dei cristalli in parallelismo con l'astrologia, quindi il collegamento con i segni zodiacali, il collegamento con i pianeti. È un qualcosa che a noi in passato è arrivato anche tramite Alfonso X, re di Castiglia, probabilmente. Successivamente ce ne sono stati moltissimi di lapidari, e poi oggi si parla di lavoro energetico con i cristalli un po' ovunque. Il bello è che i cristalli entrano comunque in risonanza con tante discipline, e quindi tutto può essere intrecciato. Per cui anche voi seguite la vostra personale risonanza e iniziate a sperimentare e utilizzarli. Ci vedremo al prossimo incontro.
Ciao a tutti.